Oggi finalmente torniamo a parlare di FSD e abbiamo la beta in versione 10.11.2. Vediamo un po' come si comporta. Buongiorno cari amici teslari, proviamo questa nuova versione. Oggi abbiamo anche un ospite, ciao Ale, Ciao, ciao indesiderato, Fabrizio. però fa niente, quindi ci farà qualche domanda sull'FSD e le sue reazioni. Comunque, io proverei a uscire dal parcheggio con l'FSD, vediamo se ci schiantiamo contro il marciapiede o no. Oh, dai. Se ce lo fa inserire, eccolo qua, ce lo fa inserire, vediamo un po'. New track. Tu, ti piacerebbe, eh? Allora, vediamo un po' se è un po' meglio nei parcheggi. Intanto che si ferma non è male. Ah, dai, non male, fatto lei, eh? Sì. Non male. Adesso qua abbiamo questa curva a sinistra, che è sempre un po' difficile, però è presto di sabato mattina, non dovrebbe esserci molto traffico, quindi vediamo un po' come funziona. Adesso facciamo questa, poi vi dico un po' le mie impressioni nell'utilizzo, ve l'allargo così vedete meglio, della beta. A sinistra non arriva nessuno, ma a destra abbiamo delle macchine. Direi che dopo questa possiamo andare, partita bene, eccolo Caspita, qua. questo è un brutto Sì, incrocio. mi ha Bravo. preso, non so perché ha preso la corsia di destra. Questo è molto strano, questo comportamento. Tra l'altro, è una di quelle cose, le novità che ho notato, adesso vi spiego un po' le novità che ho notato di questa nuova versione. Allora, intanto, come vede le linee, come le rappresenta le macchine, mi sembra molto, molto, molto più sicura e decisa, e questo è sicuramente un fatto positivo. Come avete visto adesso, è uscita dall'incrocio e anziché stare nella prima corsia di sinistra, aveva spazio e si è spostata nella corsia di destra. Questo mi porta a dire anche un'altra considerazione che aspettavo da tanto. Che adesso, quando magari io devo fare una svolta a destra, ma subito dopo ho una svolta a sinistra, prende subito la corsia corretta a sinistra, mentre prima svoltava, prendeva la corsia di destra e poi non aveva abbastanza tempo per spostarsi a sinistra e quindi andava in panico e dovevo riprendere io. Invece adesso ho notato che fa proprio i cambi corsie multipli, tipo adesso dovrebbe cambiare due corsie per andare a sinistra. Vediamo se lo fa o se mi smentisce subito. Oppure va a destra. Ah no, ecco, dobbiamo andare a destra qua, perché ho tolto il navigatore, quindi non so dove andiamo. Sì, a destra, ok. È più avanti che dobbiamo poi svoltare a sinistra. Quindi di positivo sicuramente ho visto anche le partenze agli stop, come avete visto lì indietro, dove mentre prima si spostava un pochino avanti per avere visibilità e anche se non arrivava nessuno era sempre molto incerta ad avanzare. Adesso invece, quando vede che effettivamente non arriva nessuno, parte. Adesso qua si dovrebbe fermare, arrivano due macchine, non so se parte. Ok, è partita. Vedete, è partita abbastanza decisa, poi si è rifermata un'altra volta, però è Accelerato lei? molto, ha accelerato lei, sì, tutto lei, è molto più decisa di prima, effettivamente. Punti negativi di questa versione, perché ovviamente ogni versione ha i suoi punti positivi, che migliorano cose precedenti, però ovviamente migliorando alcune cose può succedere, perché è così che funzionano le reti neurali, che ci siano anche dei punti negativi che vengono magari poi corretti successivamente. Punti negativi, ogni tanto fa delle cose totalmente stupide. Ale, non spaventarti, per ora non si è mai schiantato contro No, un muro. non ci sono le maniglie in questa macchina. No. Cosa intendo per cose estremamente stupide? Vi faccio due esempi che mi sono capitati, molto semplici. Per esempio, una strada come questa, dove abbiamo due corsie di marcia. Mettiamo caso di dover svoltare a destra al prossimo incrocio, sono già sulla corsia corretta. Proprio a ridosso dell'incrocio la macchina prende la corsia di sinistra. Poi ovviamente capisce che deve svoltare a destra e va in panico e quindi ovviamente devo riprendere io. Questa è la prima cosa che mi è successa. La seconda cosa che mi è successa, che secondo me è ancora più grave, ero fermo a un semaforo a quattro corsie dove dovevo andare dritto semplicemente e a destra proveniva una strada che era una rampa di uscita dell'autostrada, quindi ovviamente a senso unico perché era rampa di uscita, io non potevo entrarci. Ecco, la macchina mi indicava giustamente che dovevo andare dritto, quando è diventato verde è partita, mi ha fatto uno scarto a destra. Ora io credo che l'avrebbe corretta, però ovviamente io ho ripreso subito, quindi ecco, ha questi
scatti che non reputo non sicuri, però ecco, non so perché faccia queste cose un po' più stupide, non lo so. Adesso qui abbiamo un po' di strada dritta, tra l'altro ecco, vedete questa macchina che è uscita qua, che si vede perfettamente, l'ha gestita benissimo perché non ha rallentato, non ce n'era bisogno. Nelle versioni precedenti, soprattutto un paio di versioni precedenti, avrebbe inchiodato, anche se la macchina ce la faceva tranquillamente. Ecco, vi faccio vedere anche la nuova visualizzazione. Adesso quando cambia corsia non indica solo più la linea blu, ve l'allargo, la linea blu che si sposta, ma indica proprio in blu tutta la corsia che andrà a occupare. Questo è un po' come quello che succede con l'autopilot normale in autostrada quando si cambia corsia, dove lei illumina in blu tutta la corsia che andrà a occupare. Un piccolo appunto sulle frenate, sulle code: ho notato che è molto molto fluida. Adesso per esempio ha rallentato perché la macchina davanti ha rallentato, in coda un po' e un po', ogni tanto è veramente super fluida, ogni tanto devo disinserirla perché quando la macchina davanti va un pochino avanti, lei parte come se non ci fosse un domani per poi inchiodare prima di andare a schiantarsi contro la macchina davanti. Niente di pericoloso, però è fastidioso, soprattutto quando su mia moglie che poi si lamenta, e quindi devo disattivarlo. Però so che questo lo fa anche con l'autopilot normale, non solo con la beta, ho sentito diverse lamentele in merito, quindi speriamo che migliori nel tempo, anche perché è solo proprio un aggiustamento software della gestione della distanza dalla macchina davanti. E adesso qua al semaforo dobbiamo girare a sinistra. Comunque in generale la trovo una versione migliore della passata per vari aspetti, soprattutto per quello che dicevo prima del qua mi ha cambiato corsia, vedete che illumina tutto di blu, molto molto smooth questo cambio corsia, veramente fluido. Dicevo, in generale mi è piaciuta molto questa versione, adesso la sto usando da 3 settimane perché mi è arrivata quando sono partito per il Texas, poi non ho avuto modo di per la Giga Texas. Non ho avuto modo di fare delle prove, siamo stati via, di fare video, però vi dico anche che l'ho usato moltissimo anche quando ero per le montagne del New Hampshire, e sulle strade di montagna è migliorato tantissimo. Ora abbiamo questa curva a sinistra fatta in maniera perfetta. Tu non diresti che guido io o guida lei? No, io sto notando che dall'ultima volta che sono venuto, adesso sono evidenziate le luci degli stop posteriori. Quelle c'erano già, probabilmente non ci hai mai fatto caso. Ci ho mai fatto caso. Sì, però quelle c'erano già, sì, assolutamente. No, però è estremamente fluida, è stata estremamente fluida in questi cambi corsie. Ora aumentiamo un pochino perché questa strada al limite 35, ma come vedete è molto più a scorrimento veloce. Ora qui io ho messo una destinazione a caso, ok, è dopo il ponte, ora qui è un po' dritta. Comunque dicevo, nelle strade un po' di montagna o comunque un po' guidate è migliorata tantissimo. Ho potuto, quelle che sarebbero le nostre statali, insomma, quelle diciamo due corsie con una corsia per senso di marcia, con un po' di curve, io l'avevo provata quando mi è capitato un viaggio sempre in zone montane a ottobre-novembre, all'inizio quando mi hanno dato la beta, ed era praticamente inutilizzabile. Invece la settimana scorsa ho fatto 150 km di strade di montagna dove praticamente ho fatto sempre guidare la macchina, perché frenava correttamente prima delle curve, riaccelerava dopo le curve, le percorrenze erano fluide, quindi devo dire che da questo punto di vista è migliorata tantissimo. Ora andiamo un po' avanti e quando c'è qualcosa di interessante, ecco, questo è un comportamento interessante, avete visto la bicicletta, la macchina ha rallentato in maniera precauzionale per evitare di trovarsi eventualmente nella situazione in cui la bicicletta sarebbe balzata davanti alla macchina e lei non avrebbe avuto il tempo necessario per frenare, quindi ha rallentato preventivamente
Quando ho capito che il ciclista si sarebbe fermato, lei ha continuato ad andare. Quindi un comportamento estremamente naturale e sicuro. Adesso dicevo, io ho messo qui una destinazione a caso, stiamo andando a un raduno di macchine tamarre che fanno brum brum, e giusto così, off the records, ci sto andando con la Tesla, di solito vado con la Viper, ma la Viper l'ho venduta, ormai è andata purtroppo, non c'è più. Per vari motivi, se la sta godendo il nuovo proprietario che abita in zona New York, però va bene così. Quindi andiamo a vedere un po' di macchine brum brum. Dicevo, ho messo qui una destinazione a caso, così mi fa anche una svolta a sinistra e poi riprende di là per farvi vedere, perché altrimenti sarebbe stata tutta autostrada. E quindi adesso andiamo avanti veloce e poi vediamo un po' le parti salienti. Allora, ci avviciniamo a questa svolta a sinistra, non so se è un semaforo oppure... Ah no, non è un semaforo, e questo è interessante da vedere come lo gestisce. Vedete che c'è questa specie di spazio in mezzo, ora quello dietro mi sta cazziando, sto dando un po' d'acceleratore io perché si era fermata. Ecco qua, allora, lì, non ti preoccupare, ora ve lo allargo così lo vedete. Abbiamo un po' di macchine che arrivano a destra, ora si era fermata in maniera... No, no, vai tranquillo che si ferma, l'ha vista. Si sta cagando sotto, no? Ma perché continua ad andare avanti? Vabbè, siamo noi. Okay. Hai accelerato tu? Ho accelerato io. No, e ogni tanto va un po' avanti così. Adesso proviamo, adesso vi spiego cosa succede. Questo lo metti nel video. Certo che lo metto nel video, io non nascondo niente. Allora, adesso vediamo un po' quest'area residenziale dove non ci sono righe, abbiamo già visto. Allora, abbiamo dei pedoni, vediamo che cosa fa, rallenta correttamente, vede tutti i pedoni. Andatevene. Vede tutti i pedoni. Senza problemi tiene la destra, senza bisogno di righe per terra. Ora siamo alla prima destinazione, ovviamente si ferma. E io gli dico di continuare il viaggio perché siamo arrivati alla prima destinazione. Continua viaggio, ok, fermati, andiamo di qua, continua viaggio, ok, riparcheggiamo, adesso vi spiego cosa è successo all'incrocio. Abbiamo anche il ciclista, vediamo cosa fa se lo tira sotto, dai. Proviamo, intanto l'ha visto che non ma è male. Dimmi. Bici o scooter quello? No, bici, vedi che pedala, sembra bici. Ah, sì, pedala. Dai, interessante. Comunque, cosa è successo all'incrocio? L'incrocio comunque abbastanza complesso perché arrivavano due corsie di auto ad alta velocità dall'altra parte. Tanto avete visto che ha aspettato di avere lo spazio per superare la bici. Sì, questo è stato sì, notevole. È successo, e questo me lo fa ogni tanto, che lei prova a vedere se ce la fa passare. Ora, in quel caso, lei stava partendo, non so se si sarebbe fermata o meno. Io gli ho dato acceleratore per passare e siamo passati. Niente di pericoloso, nonostante le reazioni del nostro passeggero indesiderato. No, niente di pericoloso assolutamente. E ora abbiamo sempre una svolta a sinistra con semaforo. Ok, corsia corretta, mette la freccia e vabbè, qui diventa verde e andiamo e niente di che. Comunque sia, anche in zona residenziale lì, l'interazione con pedoni e bicicletta mi è piaciuta molto. Allora, prima stavamo dicendo con Ale che effettivamente anche rispetto all'ultima volta che è salito lui, non so se vuoi dirlo tu, insomma, sì, le tue impressioni. Vedo più definite le linee, come se avesse più consapevolezza di quello che gli sta intorno. Ci sta. E poi io personalmente ho notato che ha fatto uno step come se voi stesse insegnando a una persona a guidare. Allora, all'inizio lui è estremamente indeciso e secondo me questo step è quando quella persona che sta imparando a guidare prende un po' più di consapevolezza. Ora qui è un incrocio interessante perché deve lasciare spazio agli altri, qui potevamo andare, invece ha preferito aspettare e passare con e passare. No, giallo, dai, giallo va bene. Comunque ha fatto tutto lei, sicuramente migliorabile in queste situazioni, però comunque la traiettoria era corretta, ha voluto aspettare che gli altri... No, voleva essere sicuro che non andassero dritto e quindi andassero davanti alla nostra traiettoria. Questo perché secondo me ancora non legge le frecce delle altre macchine.
Nel senso, le vede ovviamente, ma non le interpreta nella sua visualizzazione. Potrebbe essere una spiegazione. Comunque molto bene. Va bene, io credo che abbiamo visto un po' come funziona questa nuova versione. E le mie impressioni comunque sono di base positive, perché la vedo più sicura, vede le cose meglio, reagisce meglio, e l'interazione che abbiamo visto prima con i ciclisti e con i pedoni è estremamente corretta, quindi mi è piaciuta molto. Speriamo che riescano a risolvere quelle stupidaggini che ogni tanto fa, che ci stanno comunque nello sviluppo del software, di cui vi parlavo prima. Dai, questo era un piccolo così video per farvi vedere un po' l'ultimo aggiornamento, visto che era da un po' che non facevo video sull'FSD, e vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!